Leao o Skriniar, scontro diretto, le risposte ai due club. E si scopre giusto l'acqua calda che pure fa comodo anche qui, in questi giorni ad associare Ria da un'altra parola che inizia per Ri. Ricchezza. Terra di sceicchi, questa. Di dollari e di petrolio, di soldi che fanno gola a chi intravede il tramonto, e Ronaldo non s'offenda. Rafa Leao e Milan Skriniar sono all'alba, invece. E non amica solo per la carta d'identità. Pur differente. Sono all'alba di una carriera che potrebbe portarli chissà dove. Non in Arabia, ma a guadagnare soldi nei club più ricchi d'Europa. Il destino è nelle loro mani. In Supercoppa e non solo. Dribblare Milan e Inter e salutare. Oppure fermarsi. Sorseggiare un buon vino e prendere la penna. Stasera giocheranno faccia a faccia e... con la cifra che chiedono per i rinnovi, sono loro gli sceicchi della Supercoppa. Leao in queste notti dorme nello stesso albergo di CR7. Un grattacielo trasparente. Alto, elegante, che ha vinto premi per il design. Somiglia a Rafa che è trasparente ma ha nascosto un'emozione in partita. Ha i centimetri e lo stile dei giocatori speciali. Se ci fosse un calciatore di design. Lui. I milanisti sanno che il rinnovo è sempre un tema attuale ma per il derby non si preoccupano, Leao non si farà distrarre. Il Milan gli ha fatto una proposta non lontano dai 7 milioni e punta a risolvere tutto entro gennaio. Rafa nelle ultime settimane ha fatto prima capire di pensare molto seriamente alla firma. Poi non ha accelerato. Anzi, la situazione è in stallo, con almeno due questioni da risolvere, il rapporto, economico. Virgola tra gli agenti e la clausola. Morale, se Rafa vuole, l'accordo si trova, se si continua a discutere. Si rinvia tutto, con una cessione estiva a quel punto molto più probabile. I passi avanti. Piuttosto, si sono visti in campo. Pioli ha fatto grandi complimenti a Leao per come è rimasto con la testa dentro la partita di Salerno. Ai tifosi, invece, basterebbe che Rafa copiasse e incollasse la partita del 3 settembre. Quando segnò due volte, mandò in porta a Giroud e maltrattò Skriniar. Nello scacchiere del derby. Leao è il meno marcabile, il talento più puro e a breve sarà uno dei più pagati. Resta da capire chi farà il bonifico a fine mese. Che in fondo è lo stesso dubbio intorno a Skriniar. Che fa Milan di nome, per lui è derby tutti i giorni. E Skriniar è il soprannome. Mai più azzeccato, perché lo slovacco è un tesoro per tutti. Lo è per l'Inter, che è arrivata a offrirgli un contratto da 6 milioni netti più bonus. Alzando l'asticella dove più su non è possibile. Skriniar sta tenendo il punto. Non dice no e non dice sì. Rinvia. Tiene l'Inter sulle spine come fa con gli attaccanti che provano a superarlo. Il PSG in estate è arrivato a sfondare quota 9 milioni. Quella offerta non è più sul tavolo. Ma un difensore così sul mercato fa pensare. E fa riflettere il giocatore stesso. Che è davanti a una scelta, restare e diventare il simbolo del club, come gli hanno chiesto i tifosi. Oppure scegliere di abbinare l'aspetto economico a quello sportivo, in un club di primissima fascia. Tra un rinvio e l'altro, il difensore ha assicurato una risposta all'Inter dopo la Supercoppa. Entro il fine settimana, venerdì, ci sarà un incontro con l'agente. Non c'è molto ottimismo. La partita sta durando troppo. Se ho paura di perderlo? Fa parte del calcio di oggi questa situazione, ha commentato Inzaghi. Ma per come lo vedo direi di no, ho massima fiducia nella società. Meglio in verità pensare alla Supercoppa. Che potrebbe essere il primo trofeo alzato da capitano da Skriniar. Chissà se l'ultimo.